generale properties per vedere se la generale properties, questa operazione che si sentiva nell'area di vendita, l'avrebbe fatto direttamente agli inquilini. Così questo corre voce che praticamente la generale properties domandò a questi signori se per caso gli inquilini si erano costituiti come cooperativa. La risposta che gli inquilini non erano costituiti come cooperativa, si sentirono, diciamo così, disobbligati da poter fare una trattativa con, diciamo, con la cooperativa che si sarebbe istituita, e quindi che cosa fecero? Fecero valutare il complesso. Il complesso fu valutato per sull'ordine di 62 milioni. Le parla di questi inquilini influenti che diceva prima? No, finì tutto, il rapporto finì perché non eravamo costituiti come cooperativa. Perfetto. Ma la generale properties fece fare una valutazione del complesso. Ecco, il complesso fu valutato da un istituto immobiliare, un agente immobiliare, sui 62-63 Perfetto. Milioni, e il consiglio di amministrazione della generale properties deliberò di mettere in vendita il complesso a un prezzo di 50 milioni e 850 a un'asta. A quest'asta partecipò, diciamo praticamente così perlomeno sembra, perché non so se ci sono stati dei movimenti strani. Che vuol dire movimenti strani? Sostituzioni di società che sono subentrate dopo e compagnia bella, questo non lo Ma so. Non si parlava della vendita della VIS SRL però? Sì, aspetta. No, stiamo parlando prima dell'asta. No, perché allora lui era andato più avanti. Se lui è andato un po'. Quindi praticamente è uscito fuori che cosa? Che fu assegnato, quindi fu aggiudicata vincitrice la VIS per 62 milioni e rotti euro. A quel punto praticamente, come ha detto Campolo, la VIS, ci fu comunicato che era stata venduta la VIS i nostri appartamenti, e la VIS 2-3 mesi dopo ci mandò una lettera che non era effettivamente una proposta di vendita, perché non si impegnava a niente la VIS a mantenere quello che era scritto nella lettera, però facendo praticamente la somma di tutte le offerte che aveva fatto, si giungeva a una somma globale per tutto il complesso per circa 115-120 milioni di euro. A quel punto gli inquilini, costituitisi un'associazione, che cosa fecero? Ricorsero, diciamo, alle organizzazioni sindacali per potersi fare, diciamo, aiutare. Cioè, nella voi praticamente? Voi praticamente? Sì, in pratica sì, è un'associazione, cioè, noi insomma. Cioè. Per il corso dell'associazione, quindi ogni inquilino scese una organizzazione sindacale che è più consona e più politicamente eccetera eccetera, e quindi praticamente uscì fuori che ci furono delle trattative che si conclusero nel giugno del 2005. In che senso? Le organizzazioni sindacali usarono una società che sarebbe stata la Conit Casa SRL, la quale era il soggetto attuatore del programma, veniva definito in questa maniera. Ripetiamo un attimo questo passaggio: le organizzazioni sindacali cosa fecero? Contattarono lo statuto per vedere di ridurre, come si chiama, di avere. Diciamo per poter abbassare il prezzo che aveva fatto, certo. Perché il prezzo era più del doppio di quello che l'aveva pagato, quindi praticamente un'incidenza molto forte nei riguardi delle persone, degli inquilini. Perciò allora ricapitoliamo un attimino: la VIS acquista dalla General Properties, no? E praticamente a quel punto alza il prezzo di vendita, giusto avvocato? Sì, questo è il discorso. Di quanto è stato alzato questo prezzo di vendita? Quasi il doppio. Quasi da, da 62 milioni e mezzo che l'ha pagato, se noi avessimo pagato tutte le somme che ci chiedevano, avrebbe realizzato 115 milioni. Quello che in gergo si chiama speculazione, praticamente. Anche perché, no, chiamiamolo speculazione, in quanto che praticamente non si può dire altro, perché in quanto che la società non ha investito niente dentro. Sì, mi dà molto. Non è soltanto speculazione, perché lui ha speso 62 milioni e ne andrebbe
ne avrebbe certo. guadagnati 100 euro. E quanto lui non ha speso 62 milioni, si è fatto dare 57 milioni per poterli investire in questo caso. Lui, cioè la VIS, non ha tirato fuori. Che vuol dire si è fatto dare? Spieghiamo meglio ai nostri ascoltatori. Ha chiesto un mutuo semplice, ha chiesto un mutuo per acquistare dove il complesso, una società costituita 4 mesi prima con un capitale sociale di 12.000 euro, è andata a chiedere un mutuo a una banca di 57 milioni. Semplice. Questa banca che ha dato i 57 vabbè, milioni. Però diciamo ha pagato lui in ogni caso. Cioè, non gli, cioè il fatto di fare un mutuo significa che ha pagato. Ha pagato lui in ogni caso. Sì. O i soldi o li tira fuori uno, se lei compra casa, uno. Se si fa mutuo, giustamente deve restituire, perciò effettivamente l'ha pagati 62. Sì. Indipendentemente adesso dal fatto, il problema potrebbe essere il raddoppio del prezzo, però i soldi insomma in ogni caso erano pagati da parte sua, chiaramente. Certo, per carità, non è che dipenda i soldi non erano i suoi. Allora voi vi siete rivolti alle organizzazioni sindacali praticamente per farvi tutelare appunto questo aumento diciamo abnorme del prezzo, tutto quanto. Essendo le organizzazioni sindacali, i nostri mandatari, perché abbiamo chiamato, quindi abbiamo pagato le nostre tessere ai sindacati per essere protetti, quindi eravamo costituiti come facenti parte delle organizzazioni sindacali, i certo. quali hanno intervistato e hanno chiesto colloqui per poter arrivare. Bene, siamo arrivati a questo punto, allora a questo punto dove la VIS SRL acquista e poi tenta di prova a vendere a voi al doppio del prezzo, diciamo più all'incirca. Quindi, voi vi rivolgete rifiutiamo perfetto. L'acquisto a quei prezzi e vi rivolgete all'organizzazione sindacale per farvi tutelare, perfetto. Tramite un'associazione che era stata già creata da noi, di un'associazione inquilini. Come si chiamava l'associazione inquilini? Sindoretto 88. Perfetto. Noi ci fermiamo per un attimo adesso, poi riprenderemo da questo punto. Tra l'altro oggi, visto che la tradizione è orfana della parte insomma che potrebbe in qualche modo contraddire, smentire appunto quello che state dicendo, perché per i motivi che ho spiegato appunto prima in apertura di trasmissione, chi per un motivo chi per un altro, insomma noi in qualche modo non abbiamo questa contraltare, perciò oggi diciamo contro un po' che quella che è la consuetudine appunto della trasmissione della radio di VIP, appunto di questa trasmissione, diamo via anche le telefonate eventualmente esterne, se c'è qualcuno vuole intervenire, per anche qualcuno degli inquilini, non so se sicuramente saranno all'ascolto probabilmente, perciò se qualcuno vuole intervenire per dire anche la sua su questa cosa, però apriamo le dirette fra poco, però prima vorrei insomma ancora spiegare qualcos'altro insomma anche per far capire meglio ai nostri ascoltatori. Però intanto io comincio a dare intanto il numero appunto che per la diretta, che è 0645 48 1854. Però io direi dopo, più tardi, poi dirò io quando potremmo quando diciamo gli ascoltatori possono chiamare. Ripeto il numero, poi ripeto che 0645 48 1854. Io però a questo punto devo dare urgentemente la linea alla regia, perché incombe la pubblicità, che senza pubblicità purtroppo non potremmo essere qui, giustamente, e perciò dopo ritorniamo. Però subito dopo la pubblicità farei ascoltare, in questo momento, visto che si è parlato di una compravendita, c'è una canzone molto rappresentativa appunto dei Nomadi che si chiama Mercanti e Servi. E io vorrei farla ascoltare, naturalmente, immediatamente dopo la pubblicità. Linea Giuseppe Savoca e poi torniamo dopo in studio. State ascoltando Radio Roma. E ritorniamo ancora in studio, naturalmente, dopo aver ascoltato questa bellissima canzone appunto dei Nomadi, Mercanti e Servi. Torniamo a parlare della vicenda appunto di cui parlavamo, a cui abbiamo dedicato l'intera puntata, appunto che la vicenda, ricordiamo, legata alla lettera che ho ricevuto appunto come direttore di italimedia.it per il quanto riguarda un grido di angoscia e di rabbia che si leva praticamente dal comprensorio di Viale del Tintoretto 88. Stiamo raccontando insomma quello che è successo. Eravamo arrivati a quando voi vi siete rivolti alle organizzazioni sindacali per farvi tutelare in base all'aumento del prezzo da parte della VIS SRL. Perciò prego, prima stava raccontando lei, ingegnere Rasile, tra l'altro ho scoperto adesso che è stato anche 14 anni ufficiale di Marina, perciò un rappresentante istituzionale, tra l'altro, no, per più altro dico questo, perché la lettera si conclude con evviva le istituzioni volute dalla Costituzione, effettivamente in qualche modo rinnega il suo ruolo istituzionale in questo modo.